scopri perché ti attrae e scoprirai il tuo turbamento. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok. E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Ma veniamo al tema. Scopri perché ti attrae e scoprirai il tuo turbamento. Allora, cosa significa provare attrazione per qualcuno? Noi normalmente non siamo consapevoli delle motivazioni per cui ci piace una persona, oppure siamo consapevoli soltanto a livello logico razionale. Quando diciamo mi piace lui, io lo amo, anche andando contro alle, diciamo, al fatto che magari offende la tua dignità, ti tratta male, non ti dà quello che vorresti, insomma. Normalmente dici, beh, mi piace lui perché ha dei bei modi di fare, è educato, mi fa ridere, è carino. Queste sono normalmente le motivazioni che vengono addotte, diciamo così, per quando una persona ci piace. Sembra strano a dirlo, ma in realtà questo c'entra poco con l'attrazione, c'entra veramente, veramente poco. Non sono queste le motivazioni che fanno sì che una persona ci possa attrarre o non ci possa attrarre. Ma se vai a chiedere in giro, diciamo, otterrai molte risposte diverse. Ma normalmente ti daranno delle risposte vaghe, delle risposte astratte. Io parlo di essere veramente attratte, non di una che. Poi, mutatis mutandis vale anche per gli uomini, non di una che vuole semplicemente, come dire, il conto in banca. Allora lì non è che gli piace il conto in banca, ma lei probabilmente si sentirà una frustrata, una che non riesce da sola ad avere i soldi che dovrebbe avere. Noi invece siamo attratti da una persona, attratti profondamente. Perché questa persona, ascoltate bene, rigenera i nostri turbamenti, non li appaga. Intanto, che cosa sono i turbamenti? Beh, turbamento deriva appunto, il mare turbato, il mare mosso, deriva da un qualcosa che turba, un qualcosa che modifica, un qualcosa che genera, diciamo, il mare mosso. Il turbamento è prodotto dal vento che genera il mare mosso, che genera emotività. E siccome la nostra parte logica, diciamo, vorrebbe il mare calmo, il mare tranquillo, ma il nostro inconscio invece vuole navigare quando il mare è mosso, quando si vive una forte emozione. Beh, d'altra parte, diciamoci la verità. Non è che ci vuole molto a capirlo. Se non ci fosse questa esigenza di viversi forti turbamenti, forti emozioni, l'essere umano non avrebbe fatto le esplorazioni, non avrebbe fatto nulla, ma anche a livello così amatoriale. Pensate, che ne so, le persone che si buttano giù con il deltaplano o con il parapendio, e ogni tanto qualcuno si schianta tranquillamente al suolo. Lasciandoci le penne. Ora, per fare un esempio, no? Perché una persona fa questo? Mica lo fanno per i soldi, anzi, spendono soldi per farlo, per viversi l'emozione, l'adrenalina che scorre quando sono lì che volano o si buttano giù col paracadute, o alcuni si infilano, diciamo, come topi di fogna, diciamo, nei buchi delle pareti, delle montagne, no? Parlo degli speleologi che. Oppure quegli altri che si arrampicano sulle montagne, trascinati giù dalle slavine, dalle valanghe, insomma. Diciamoci la verità, tutto questo non ci sarebbe se non fossimo a caccia di emozioni. Questo è vero, cioè. Oppure persone che l'altro giorno, pur sento uno che si è schiantato. Si filmano a 300 all'ora, 200 all'ora, in auto, in moto. Perché lo fanno?
viversi delle emozioni. Quindi la nostra parte non è la parte logica che vuole quello, cioè la parte logica potrebbe andare veloce se volesse, che ne so, devo raggiungere una persona, sto perdendo l'aereo, allora c'è una motivazione logica. Ma quelli che lo fanno solo per l'eccitazione di provare l'ebbrezza, ma vale anche poi per tutte le sostanze chimiche che le persone prendono, no? Diciamoci la verità. Noi esseri umani non siamo apparentemente governati dalla logica. Si dice, ah sì, noi siamo logici, razionali, certo, ci hanno insegnato il positivismo e tutto, però di fondo siamo dominati dalle emozioni. Allora, se tu capisci perché veramente una persona ti attrae, capisci qual è il tuo turbamento. Perché voi siete come i cani di Pavlov, siete condizionati dai vostri turbamenti. E allora, come si fa a capire perché una persona ci piace? Beh, guarda come si comporta questa persona. Devi fare un piccolo sforzo, non dico di fantasia, ma un piccolo sforzo di comunicazione con se stessi, cioè uscire fuori dalla tua comunicazione, diciamo, logico-razionale ed entrare in comunicazione emotiva con te stesso. Quindi cerca di capire come si comporta questa persona, quali sono i comportamenti. Allora, se vedi che questa persona, ad esempio, tu speri che ci sia perché per non sentirti sola, beh, il tuo imprinting è la solitudine, ti piace, ma non perché ti appaga, perché quello sempre presente non lo vuoi, perché questo te la rigenera, la solitudine, la paura dell'abbandono, te la rigenera, perché non è tanto mai disponibile, cioè ogni tanto lo è, perché se non lo fosse mai, poi la parte logica mette in atto appunto i meccanismi di difesa, ma fa in modo di amplificarti. Quindi se tu riesci a capire veramente perché ti piace una persona e per capire perché ti piace devi osservare i suoi comportamenti, non importa che questo c'ha i capelli neri, i capelli biondi o senza capelli, questi sono dettagli logici, certo potrà piacere o se è alto o basso, certo sicuramente ci sono anche dei valori, delle cose, ma la vera motivazione è che quando ti amplifica il turbamento, per quello è il vero motivo. Ora, una volta che tu hai capito questo, cosa te ne fai? Beh, cosa te ne fai? Devi cercare di abbattere questo turbamento, no? E il modo migliore, secondo me, ancora oggi, è quello di fare degli atti di coraggio. Cioè, una volta che hai capito che il tuo turbamento è la paura della solitudine, stai da sola. Devi stare da sola. Devi affrontarla questa paura con coraggio. Nel momento in cui tu l'affronti, la superi anche. E questo ti darà una libertà infinita perché non ti renderà più vittima, tra virgolette, perché nessuno è vittimo se non di se stesso, di persone che poi ti sedurranno facendoti vivere la solitudine, rigenerandoti questo turbamento interiore che hai, che è la solitudine. Ecco, se tu impari a fare questo, vedrai che cambieranno drasticamente le cose, la tua vita diventerà una vita felice, diventerà una vita improntata al successo, al benessere e allo stare bene, fondamentalmente, non al malessere, allo stare male. Provare per credere. Bene, seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!